I saloni nautici mi fanno letteralmente impazzire perché solo qua si possono comparare tantissime barche tutte differenti tra loro. Certo, i modelli di diversi cantieri, ma anche all'interno dello stesso cantiere vedere l'evoluzione e le differenze di ogni scafo. Beh, si comincia! Welcome, anzi, welcome! Questo è The Boat Show! E Super Rib è proprio uno di questi cantieri che si presenta al Boat di Düsseldorf con tre modelli diversi. Uno lo avete già visto, ma partiamo dall'inizio, dal più piccolino. Super Rib 27 è il modello più piccolino di tutta la gamma di questo cantiere. Però la qualità di costruzione, il design e soprattutto la possibilità di installare accessori a bordo è la medesima di tutti gli altri fratelli più grandi. Qual è la differenza quindi? È che la struttura permette la motorizzazione singola e quindi, tirando le somme, è il più economico di tutti. Beh, non male. Il modello superiore è il Super Rib 30 Cabin e noi di The Boat Show l'abbiamo già provato. Ve lo ricordate? Ma i più attenti di voi avranno già notato che in questa nuova versione ci sono delle piccole differenze. La struttura del T-top è a Y in fibra di carbonio a poppa. Due punti d'appoggio a prua in acciaio verniciato a polvere poliestere. Un'altra grande differenza è che la zona WC è separata, molto più intima. Nonostante tutto, le dimensioni della cabina rimangono impressionanti. Ok, abbiamo visto com'è, abbiamo visto le differenze della nuova versione e sappiamo anche già come naviga. Ma se vi dicessi di immaginarvi qualcosa di più, ce la fareste? Beh, la risposta ce l'ho io, anzi, ce l'ha Super Rib. Guardate un po' là. Questo è il Super Rib 30 nella sua versione massima, la più speciale, Super Rib Special One. Si parte dalla stessa base di costruzione, ma le differenze sono tante, come la possibilità di superare i 600 cavalli di potenza, perché lo scafo è rinforzato con fibre di carbonio. A poppa sempre tanto spazio per le calandre dei motori, perché si può arrivare ad installare fino alla doppia da 500. Questi sono i 400 V10 di Mercury, i più grandi di tutti, e ci stanno alla grande. Due gradini per entrare in pozzetto, struttura in vetro e resina fissa, maniglioni tenuti bene in fibra di carbonio. Nonostante questa sia la versione più sportiva del cantiere, questo non significa che sia grezza, anzi, tutti i gavoni sono controstampati. E non solo, perché tutte le parti metalliche sono rivestite di polvere poliestere, un tocco di stile che le preserva a lungo. Come sul 30 Cabin, anche nella versione Special One, la cucina è sotto la seduta di timoneria. Il T-top appoggia su tre punti, una Y in carbonio e due di acciaio inox a prua. Ma le differenze si notano perché la controstampata del T-top e tutta la postazione di timoneria sono in carbonio forgiato a vista. Sapete a cosa serve questo schermo? Beh, sicuramente non al comandante, ma piuttosto agli ospiti, perché navigando così bene non ci si rende conto della velocità. E così è molto più sicuro. E quando dico velocità, intendo... Beh, non è finita qua, perché la versione Special One di Super Rib 30 non è solo performance. Adesso vi faccio vedere qualche chicca del suo lato più luxury. Il vano toilet ricavato nel cassero è rifinito nei minimi particolari, con pensili in legno e il portellone è controstampato. All'interno la centralina elettrica di C-Zone. A prua una grande zona cucinata che può essere completata da una prolunga per ricavarne un grandissimo prendisole. E per accedere ai gavoni non bisogna togliere la cuscineria. Là. La prua è ottimizzata per la discesa in banchina. Il tech quindi si fa strada lungo il gelcoat, che come per tutto il resto del battello può essere scelto in ogni tipo di colorazione. E quindi cosa manca? Beh, provarla in acqua.